Andreva all'indietro per Bicevac, attenzione, attaccato, respinge il pallone, capisce che poteva mettere in difficoltà, attenzione, poi ancora Digne, pallonetto, vanno in vantaggio quelli della seconda squadra della capitale, vanno in vantaggio, ci siamo fatti subito prendere in... Pensate che ho detto il quindicesimo stava per arrivare, è arrivato al quindicesimo il gol. Noi prendiamo sempre il gol dopo ogni 15 minuti. Calcio di punizione a favore della Roma quando scocca il diciottesimo. Pjanic sulla palla, Rudiger. Ancora la palla giocata. Esce. Attenzione Ott. Il palo e il gol della Roma. Certo, è incredibile come abbiamo preso questo gol. Indietro per Brafaid, palla in mezzo, respinge, poi ancora Hut, ancora Keita, pallonetto dall'altra parte, esce Klose, attenzione il gol da Lazio, andiamo Lazio! Con l'orgoglio di sempre, con l'orgoglio di sempre, e andiamo Lazio, forza e coraggio, non è finita, non è finita, vediamo un po', vediamo un po', il gol di Parolo, perché Klose aveva, non è andata dentro la porta, dentro la palla dentro la porta, ha segnato Klose, anzi ha segnato Parolo, chiedo scusa, sto perdendo colpi pure io, ma sono nervosissimo, 2-1 per la nostra, anzi 2-1 per loro. Nonostante Banti, nonostante tutto quello che abbiamo assistito, qui abbiamo assistito. Pjanic dalla bandierina. Dobbiamo uscire da lì. Dobbiamo uscire da lì. Come al solito facciamo l'errore di sempre. Proprio nel momento in cui la Lazio sembrava, come si è fermata un attimo, ritornano i soliti problemi di una difesa inguardabile. Purtroppo non si può giocare con mezza squadra a un certo livello e l'altra in quelle condizioni. Tanto Dzeko, poi ancora Parolo, che poi cade a terra, l'arbitro non fischia. Attenzione a Perotti. Gol.